Benvenuti su Arte Economia, la trasmissione di Lì Editore che tratta e approfondisce l'evoluzione economica e finanziaria del settore artistico e culturale e le relazioni esistenti tra arte, finanza, economia e cultura in uno scenario che è caratterizzato da un'intensa evoluzione tecnologica. La nostra trasmissione è tutti i lunedì alle ore 21 in diretta sulla pagina Facebook di Lì Editore su Illy TV Channel, il canale YouTube di Illy Editore. Quindi seguiteci, supportateci con i vostri like e scriveteci e indicateci anche quali possono essere gli argomenti che vi piacerebbe che noi approfondissimo con i nostri ospiti sulla nostra trasmissione. Oggi parliamo di scenari e prospettive del mercato dell'arte e ne parliamo con Raul Caruso, professore dell'Università Cattolica e direttore di Assobenefit. Buonasera. Benvenuto. Con Enrico Colle, che è storico dell'arte e direttore del Museo Stibert di Firenze. Buonasera. Con Pietro De Bernardi, amministratore unico di Pandolfini Casa d'Aste. Buonasera. Buonasera. E con Renata Fabbri, gallerista, Buonasera. benvenuta, e con Gloria Gatti, avvocato. Buonasera a tutti. Buonasera, Gloria. Bene, iniziamo a capire, cercare di capire quali sono gli scenari oggi del mercato dell'arte e come sta evolvendo il gusto del mercato. Enrico Colle. Sì, per arrivare al contemporaneo, consentitemi di fare una brevissima storia di quello che è stata la fortuna del mercato dell'arte, una fortuna che è andata avanti fin dal Rinascimento, ma così come la intendiamo noi, è cominciata nell'Ottocento e soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, con i grandi collezionisti europei, con quelli americani, e via via è proseguita poi dopo nel Novecento. Le fasi alterne di questo collezionismo, ci sono state. Questo lo dico perché, anche oggi non siamo più in una fase crescente del mercato dell'arte, ma in una fase, diremo, di stallo. Anche negli anni 30 del Novecento, con il razionalismo, con nuove idee arredative, il mercato dell'arte, intendo come arte tutte le arti, quelle che si dice maggiori e minori, quindi pittura, scultura, arredi, subì una leggera compressione. Per poi ritornare di nuovo durante la seconda, nel dopoguerra, nella seconda metà del secolo scorso, anche perché proprio nel secondo dopoguerra il mercato, l'arte, l'arredo, il dipinto, la scultura era considerata come un investimento e quindi esponenzialmente questo mercato si è allargato tantissimo. In questo appunto sono stati spesso coinvolti gli storici dell'arte nei vari settori perché via via che ci addentriamo nel Novecento, sia i collezionisti sia chi acquistava per gusto, sia chi acquistava anche per investimento, voleva avere una storia completa dell'oggetto, un'autentificazione, non si basava più solo sull'occhio, sul gusto, ma anche sulla storia dell'oggetto. E quindi ecco che il legame tra lo storico dell'arte e il mondo dell'antiquariato si era fatto sempre più stretto. Ma veniamo ora a noi, al nostro periodo, a questo secolo che è iniziato bene col mercato dell'arte, i primi diciamo 10 anni, facciamo conto, il mercato era ancora un mercato in espansione. Con la crisi del 2008 anche il mercato dell'arte ne ha risentito e di questo ne parlerà meglio l'altro ospite che è con noi, il direttore della Casa d'Aste Pandolfini, che ha seguito tutti questi anni l'evoluzione del mercato. Ecco,
si è creato in questi anni, cioè in questi ultimi 10 anni, una strana compresenza di fattori che l'hanno fatto rallentare. Uno di questi, la crisi economica, un altro il fatto che si sono affacciate sul mercato delle nuove generazioni, che non le generazioni degli anni 90, facciamo anche prima degli anni 80, che non hanno più interesse verso il mondo dell'arte antica, si sono rivolte molto di più verso il mondo dell'arte contemporanea, perché più in sintonia con le loro esigenze anche abitative. La casa dei giovani d'oggi è una casa funzionale, soprattutto tecnologica, dove c'è poco spazio per il mobile antico o il grande quadro antico. E l'altra cosa, il mobile, soprattutto antico, non è più un elemento di status simbolo come l'è stato durante gli anni, a partire dagli anni 50 per tutto il Novecento. E quindi anche il mercato della ricca borghesia è venuto a mancare. Rimane, e questo è il settore più importante, il mercato del collezionismo, di coloro, dei ricchi collezionisti che cercano sempre degli oggetti rari e soprattutto che abbiano una storia. Ecco, quello che manca ora, diciamo, nel mercato attuale è tutta una serie di oggetti, arredi, dipinti, eccetera, che servivano più d'arredo delle case, e non invece si cerca dei dipinti oppure degli oggetti di alta fattura, di artisti importanti, e soprattutto che abbiano una storia e che documentino qualcosa di originale, qualcosa che nessun altro può avere, ecco, la storia. E quindi io penso che, almeno da quanto vedo ora sul mercato, quello che mi chiedono nel campo mio, che sono appunto le arti decorative, mi chiedono sempre di ricreare la storia di un oggetto, per quanto sia possibile, perché questo è l'unico modo per farlo entrare nell'agone del mercato antiquario. Quindi possiamo dire che la storia di un oggetto diventa quindi fondamentale, e possiamo dire anche che diciamo, questo cambiamento di gusto, e a partire come data possiamo prendere il 2008, quindi come data spartiacque, diciamo, in cui l'arte contemporanea poi avanza più velocemente nel gusto delle persone, del mercato. Sì, io direi di sì, ma su questo vorrei interpellare anche io De Bernardi, se lui ci dà se avvalora queste mie tesi, ecco. Certo, adesso però vorrei sentire sull'impatto che la pandemia, poi sentiamo De Bernardi proprio su questo anche, però che cosa è successo con la pandemia del Covid, quindi come l'impatto della pandemia ha influenzato l'arte contemporanea. Renata Fabri. Grazie per la domanda. Sono Renata Fabri, ho una galleria d'arte contemporanea a Milano dal 2015, e prendendo spunto da quello che ha detto il professor Colle, io proprio tratto arte contemporanea e soprattutto i miei artisti sono le nuove generazioni, e mi rivolgo anche a un tipo di collezionismo dove ci sono le nuove generazioni. Mi ha fatto sorridere il professor Colle, perché io stessa, quando ho messo su casa la prima volta, pensavo al tavolo antico, al mobile antico e al quadro antico. Poi, insomma, ho rifatto casa nel 2008, di antico non c'è più nulla, tutto design, tutto super contemporaneo. Per cui sì, è vero che negli anni i gusti cambiano. Venendo alla domanda, il Covid è stato un bel guaio. Siamo di fronte a un periodo molto pesante, non credo solo per chi tratti arte contemporanea, ma un po' per tutti, perché ha impattato un po' tutti i settori. In particolare il settore dell'arte contemporanea, per contemporaneo parlo veramente della ricerca che sto facendo io, con artisti giovani o mid-career, l'impatto è stato abbastanza violento, oserei dire. Mentre, ad esempio, mio padre, che fa il mercante più su un secondo mercato, ne ha risentito molto meno.
Ma questo perché? Perché c'è chi cerca gli investimenti continua a investire in arte contemporanea. I collezionisti un po' più pionieri che vanno verso quello che è contemporaneo, quindi cercando solo ciò che piace al di là del rischio dell'investimento, diciamo che sono un po' meno e in questo momento fanno un pochino più fatica ad investire. Per due ragioni. Il primo perché hanno bisogno di vedere e con le gallerie chiuse è veramente difficile far vedere l'arte contemporanea e poter parlare e presentare gli artisti. E secondo aspetto perché c'è questo vizietto un pochino nel collezionismo italiano che è quello di cercare sempre l'investimento, di voler farla fare. Io in questo quando parlo di arte, perché ho veramente una passione, sono sostenuta totalmente dalla passione della ricerca che sto facendo, cito un grande collega che era Yvon Lambert, dove diceva ai suoi collezionisti: chi vuole comprare arte viene in galleria, chi vuol fare affari deve andare in banca. Questo è quello che io mi sento di dire anche oggi, perché effettivamente l'arte è bella, la ricerca è bella, scoprire nuovi artisti, anche se sono giovani, non vuol dire che non andranno avanti o che non sarà un buon investimento. Certo, comprare Boetti è più una comfort zone. Adesso cito Boetti perché per me vorrei averne tanti in casa di Boetti, però insomma si sa quello che si compra, si paga e bene o male è un assegno circolare. Acquisire un artista giovane e comunque c'è sempre una cosa aleatoria. Però insomma è proprio anche il bello del costruire una collezione variegando e variando. Per fortuna ho anche chi segue. Durante il Covid anche gli artisti ne hanno risentito, perché comunque insomma la galleria senza gli artisti sarebbe un contenitore vuoto. Per cui se c'è qualcuno dei miei artisti che sta ascoltando lo ringrazio, perché è un percorso che facciamo insieme, è un percorso di crescita comune, è anche un progetto comune quello di crescere insieme. E durante il primo lockdown è nato un progetto che è stato accolto da parecchi artisti che potete trovare su Instagram, che si chiama Pensiero Vuoto. Sono tre domande che ho posto agli artisti, quasi tutti. Artisti, curatori e assistenti di galleria, anche galleristi under 30, insieme al filosofo Leonardo Caffo. E le domande era cosa significa essere giovani in cattività, cosa sarà urgente pensare e fare dopo e cosa sarebbe stato urgente pensare e fare prima. Perché io penso di rappresentare una categoria di parecchi galleristi che si sono trovati di fronte veramente a un grosso problema, che è stato quello del Covid, quello della chiusura e quello del muro. Poi competitor ce ne sono tanti, tutti li hanno, dalle case d'aste a tutti. Io appartengo a una categoria di gallerie mid-level, perché insomma i grandi competitor italiani di gallerie, lo sappiamo, De Carlo, Continua, Cortese, Kaufman, insomma, Noero, ecco, questi sono delle grandi gallerie, però gallerie più giovani, più piccole, che si sono create dopo gli anni di crisi, proprio dopo il 2008-2009, che abbiamo avuto il coraggio di andare avanti, oltre alla crisi economica, adesso il Covid, diciamo che insomma è stata un po' una legnata sui piedi. Sono curiosa di sentire anche i miei colleghi cosa stanno passando in questo momento. Beh, sentiamo subito allora Pietro De Bernardi. Sentiamo De Bernardi, abbiamo visto che il professor Rico Colle ha dato un excursus dall'inizio dell'antiquariato, del fatto che sul mercato piaceva molto l'antiquariato e ad adesso che invece si va molto di più verso l'arte contemporanea e con questa crisi che c'è stata. Quindi cerchiamo di capire, De Bernardi, qual è il ruolo delle case d'aste oggi sul mercato. Beh, io concordo certamente col professore perché non potrei fare altrimenti, ubi maior. Però aggiungerei anche una cosa, che oltre al discorso del gusto, c'è stato già dagli anni 2000, c'è stato l'avvento dell'euro. E l'euro praticamente, come in tutte le cose, ha gonfiato incredibilmente i prezzi dell'antico. Non dell'antico eccezionale, dell'antico medio, quindi il mobile o il dipinto di media qualità,
ha avuto un grande incremento e praticamente è raddoppiato. Quello che costava i 20 milioni di un tempo era andato a costare i 20.000 euro. Quindi al cambiamento del gusto, secondo me, dobbiamo aggiungere anche un rientro delle cifre dovuto al fatto appunto che c'era stato un raddoppio, praticamente un raddoppio dei valori rispetto appunto agli anni pre-2000. Le case d'asta in questo momento sicuramente, per passare appunto alla sua domanda, hanno un ruolo a questo punto forse predominante sul mercato, soprattutto all'estero, anche in Italia, ma soprattutto all'estero, dove operano le grandi case d'asta internazionali, e questo è stato un po' accentuato anche dal discorso del Covid, perché soprattutto per i volumi che noi trattiamo, quindi volumi piuttosto importanti, abbiamo avuto la possibilità già da 10-15 anni di investire fortemente sulle nuove tecnologie. Ora sembrerà un po' banale come cosa da dire, però effettivamente la rete per le case d'asta ha rappresentato una rivoluzione completa. Purtroppo adesso non si sente più. Capisco che sia una rivoluzione nel mondo, ma nel nostro settore ha rappresentato veramente una rivoluzione, perché ha dato la possibilità di far vedere i propri cataloghi a tutto il mondo. Ha reso veramente il mercato globale. Dopo un periodo iniziale un pochino meno, diciamo, meno importante, negli ultimi 5, 6, 7 anni è esploso questa possibilità di vedere i cataloghi di tutto il mondo, e conseguentemente le case d'asta hanno assunto, diciamo, un ruolo importante. Noi, se non sbaglio, nel 96-97, io avevo appena iniziato a lavorare, la prima cosa che feci appunto il sito internet. Credo che Pandolfini sia stata una delle prime case d'asta italiane ad avere un sito, e devo dire che ha rappresentato veramente una rivoluzione, perché oggi è praticamente impossibile che un quadro, un oggetto, un'opera d'arte in generale possa passare inosservata, e quindi il mercato è completamente livellato. Se escludiamo i grandissimi capolavori, quindi non so, il Picasso del periodo blu, piuttosto che Leonardo da Vinci, piuttosto che opere che naturalmente hanno una loro collocazione sul mercato ben precisa, il 90% delle opere che transitano sul mercato fanno valori molto simili sia in Italia che all'estero. Se prendiamo opere simili per tecnica, per qualità, per anno di esecuzione, le oscillazioni sono veramente irrisorie. Prendiamo per esempio il mercato del luxury, prendiamo il vino, che naturalmente per noi rappresenta oggi un settore importante. Una bottiglia del Chateau Lafite di quell'annata lì fa un prezzo a New York piuttosto che a Hong Kong, piuttosto che a Firenze, esattamente identico. Potrà cambiare di un 5%, 4%, 5%, ma il prezzo è quello, e questo è dovuto al fatto che appunto i cataloghi oggi sono worldwide visibili e analizzabili da tutti i collezionisti. A questo si aggiunga negli ultimi anni che è possibile partecipare alle aste anche con vari sistemi, tra cui per esempio il sistema Live, che permette, come stiamo facendo noi oggi, una trasmissione in streaming. L'asta viene trasmessa sul sito della casa d'asta in streaming, e in tempo reale io da casa, collegato e accreditato, posso partecipare attraverso un pulsante e fare offerte in tempo reale. Oppure con le aste online, quelle a tempo, stile eBay, che per esempio per noi negli ultimi mesi di quest'anno hanno rappresentato veramente una fonte di fatturato notevole, dato che abbiamo deciso di spostare di qualche mese le aste con i cataloghi, cioè di opere più importanti che non abbiamo voluto giocare negli ultimi mesi del 2020, che erano, diciamo, erano messi male da un punto di vista di emergenza sanitaria. Abbiamo sostituite con delle aste online che hanno avuto risultati eccezionali. Quindi tutto questo sistema, tutti questi investimenti oggi in una situazione di emergenza sanitaria permettono comunque alle case d'asta di lavorare
anche se con le difficoltà chiaramente che tutti vedono, però permettono comunque di lavorare e di lavorare abbastanza bene. Certo, quindi l'avvento della tecnologia sta portando comunque a un livellamento dei prezzi, anche perché le opere sono molto più visibili, sono visibili in tutto il mondo e sono facilmente si possono conoscere, ecco. E quindi questo sta portando certamente, guardi, a un cambio del mercato. Noi abbiamo... Sì. Noi abbiamo, stava dicendo, poi dopo passo la parola a Gloria Gatti. Stavo dicendo che, per fare un esempio, noi, guardi, a novembre abbiamo venduto un'opera di Vasari in asta, una delle ultime opere, diciamo, forse in mano privata. Abbiamo venduto un'opera di Vasari con un certificato di libera circolazione, quindi un'opera che poteva girare in tutto il mondo, il record del mondo per Vasari in asta, e l'ha fatto a Firenze. Quindi, diciamo, a questo punto diventa veramente secondario il luogo di vendita, diventa importante invece la gestione dell'opera. Certo. Gloria Gatti, il mercato quindi sta completamente cambiando anche per quanto riguarda i prezzi. Le garanzie come si collocano in questa situazione, diciamo, in questa evoluzione tecnologica, e soprattutto servono? Ma allora, diciamo che lo strumento della garanzia, soprattutto sui lotti più importanti, quindi allacciandomi al discorso che ha fatto il dottor De Bernardi, diciamo opere che possiamo annoverare tra i top lot, e quindi quelli che forse prudenza avrebbe consigliato di aspettare a vendere e attendere la fine della pandemia, perché magari richiedevano un evento, richiedevano una visione diretta, richiedevano comunque una dedizione, una cura particolare che richiedeva anche la presenza. Il mercato in realtà è stato abbastanza sorretto, come è già capitato in periodi di magra, di bassa, dal sistema delle garanzie, cioè la casa d'aste stessa garantiva al suo cliente, quindi al venditore, garantiva un prezzo minimo di realizzo, per cui se nelle offerte non si fosse raggiunto quel prezzo, comunque la casa d'asta avrebbe ritirato quel bene, normalmente avviene per i dipinti e le sculture più importanti, a quel determinato prezzo convenuto in virtù di un accordo privato sottoscritto. Io ho trovato molto pericolosa, ma anche intrigante da un certo punto di vista, la sentenza della fine di dicembre dello Stato di New York su questo fatto, dove la casa d'asta Philips è una società detenuta da un, diciamo, ricco rampollo di una dinastia di mercanti e galleristi importanti in Ahmad, avevano convenuto per un'opera di Rudolf Singer una garanzia da 5 milioni di dollari. E la casa d'aste aveva il diritto, in base a questo accordo, che conteneva una clausola generale che normalmente viene inserita dagli avvocati in tutti i contratti, che la risoluzione per forza maggiore, quindi in caso di terremoto, tempesta, inondazione, insomma tutte quelle clausole, diciamo, assolutamente imprevedibili, che normalmente vengono messe più per una questione di stile, di prudenza, ma non realmente pensando che si possa verificare qualcosa che possa sconquassare il mercato così tanto. Invece la casa d'aste invocò questa clausola e risolse questo contratto di compravendita, liberandosi dall'obbligo di acquistare contro la garanzia. Ora, questa sentenza sta impattando da un punto di vista generale sul mercato legale e sul tema legale dell'inadempimento dovuto alla pandemia in maniera rilevante, perché una sentenza presa nel mondo dell'arte rischia di diventare leading case per ogni tipo di inadempimento, per cui il precedente emesso in una tematica riguardante l'arte rischia poi di poter andare a coinvolgere temi, chiamiamoli economicamente e finanziariamente, pensiamo, non so, all'acquisto di una grande azienda piuttosto che a una catena di negozi che ha in affitto tutti i suoi punti vendita, per esempio, no? Quindi situazioni che impattano molto di più sul mercato. La cosa a me ha sorpreso parecchio, perché il sistema delle garanzie è un sistema volto a mantenere un rapporto di fiducia e di rassicurazione con il collezionista. La casa d'aste, la maggiore ricchezza della casa d'aste è avere opere da vendere, non è trovare clienti che ne comprano, perché oggi, come diceva De Bernardi, cioè con
diffusione delle informazioni online, il tuo potenziale panel di clienti è infinito e non è più fatto di rapporti personali, di costruzione di telefonate, di incontri, di visite, ma è la presenza su collettore di aste, stampa e quindi tutta una serie di situazioni che danno pubblicità a questa vendita. Ma l'avere clienti che ti conferiscono un incarico di vendere per loro conto una determinata opera, è più difficile, è più complesso, è quello su cui le case d'asta hanno sempre battagliato e su cui molte volte, sul caso delle opere più importanti, si sono scontrati a colpi di garanzia, proprio per evitare che l'avversario ottenesse il mandato di vendere una certa opera a certe condizioni, per cui magari case d'asta che non erano Sotheby's o Christie's offrivano condizioni migliori da un punto di vista, per esempio, di condivisione della commissione che cedeva il minimo garantito rispetto all'aggiudicato al potenziale venditore per invogliarlo a utilizzare un nome. Ora, questa sentenza non tanto per il deciso sul Covid, forza maggiore o non forza maggiore, però è una sentenza che ha, tra virgolette, minato questo rapporto di fiducia in una, chiamiamola, non è un'istituzione, ma in un soggetto privato, perché le case d'asta sono soggetti privati, quindi che non sono soggetti a alcun controllo pubblico, che però ha sempre goduto di un'autorevolezza al di fuori di qualsiasi dubbio. E quindi in questo caso poi tra l'altro c'era un collaterale di una garanzia finanziaria concessa da un fondo di investimento sul contratto, quindi di fatto il collezionista che aveva ottenuto una garanzia dalla casa d'aste aveva ottenuto da un fondo di investimento che gli venissero anticipati a fronte di questo contratto e anche della dazione di un'altra opera, di una garanzia collaterale di 5 milioni come finanziamento. Quindi l'arte che diventa uno strumento finanziario, uno strumento per muovere la liquidità, in questo momento si trova a impattare, oltre con la pandemia, ma si trova a impattare con una situazione che ha, tra virgolette, craccato un po' un sistema che non doveva craccare. Questo non è stato il primo caso in cui un'opera su cui era stata data una garanzia poteva non essere un buon affare per la casa d'asta, perché normalmente la garanzia viene data per i lotti, tra virgolette, più importanti, ma per un valore, che si ritiene essere il prezzo di mercato, quindi il minimo prezzo a cui l'opera può andare aggiudicata. E quindi io non so se, lungi da me andare a giudicare quelle che possono essere le politiche di case d'asta importanti, ma il rischio della decisione di Philips di non onorare, tra virgolette, questo impegno rischia poi di impattare anche su altre case d'asta che hanno tenuto il mercato in piedi non soltanto con più vendite di più lotti, quindi le aste si sono un po' intensificate e sono state in massima parte aste web only, però magari con più lotti di minor valore, non sprecando. Ma il mercato è stato retto, secondo il rapporto di Artatic, per il 42% dell'aggiudicato è stato letto retto dalle garanzie. Ora, magari i lotti non sono tanti per quantità, ma sono importanti per valore, quindi sul valore delle grandi opere la garanzia è stata rilevante quasi per il 50% del venduto, perché presumibilmente, ma se fossi io un collezionista o un mio cliente con un'opera importante da vendere in questo momento, io ho consigliato di attendere, proprio Quindi perché. possiamo dire, Gloria, che quel rapporto di fiducia che c'era prima, e questo è un aspetto, diciamo, da evidenziare, con l'avvento delle nuove tecnologie, con il cambiamento dei comportamenti del mercato, eccetera, si sta trasformando in qualcosa di diverso. Sì, no, scusami, non vorrei generalizzare su questo concetto, vorrei dire, come diceva Ligabue, il cantante, non il pittore, che il futuro è tutto da giocare. Cioè, io non so se questa decisione si rivelerà punitiva perché è di pubblico dominio, perché il meccanismo delle garanzie è stato palesato in una sentenza, quindi è stata spiegata tutta la dinamica e tutto il funzionamento di questo strumento solo sulla casa d'aste che ha, tra virgolette, tradito la fiducia del suo conferente, o se avrà un effetto rebound anche sulle altre case d'asta che trattano opere di questo tipo. Questo
ce lo dirà solo il mercato, Questo lo lo vedremo. vedremo, ecco, però è qualcosa di inaspettato, qualcosa di estremamente inatteso. Certo, sentiamo un altro aspetto del mercato. Allora, queste società benefit nel settore dell'arte e della cultura, che cosa sono? Come funzionano, Raul Caruso? Buonasera a tutti, in primo luogo grazie dell'invito. Beh, le società benefit sono, per con società benefit noi intendiamo quella qualificazione di imprese che nel proprio statuto includono uno scopo duale, cioè quello di unire ai profitti, agli utili già regolamentati da anni nel codice civile, un beneficio comune, cioè vale a dire un beneficio, un bene comune di cui godono non solamente gli azionisti di una società, ma anche gli stakeholder di un territorio. E il bene culturale, il bene artistico, l'arte si presta particolarmente bene a questa forma societaria. Perché? Perché vabbè, noi tutti sappiamo che in fondo l'arte e il bene culturale hanno una natura duale un po' quasi scontata, cioè da un lato c'è sappiamo che esiste una dimensione privata che poi prende molto spesso diciamo, la forma della proprietà privata, evidentemente, quindi un godimento privato di un bene, ma allo stesso tempo sappiamo che l'arte, il patrimonio artistico, il patrimonio culturale, nei fatti, sono un po' dei. Diciamo sono asset di cui fruisco, di cui godono una pluralità di persone. Peraltro mi piace sottolineare un fatto che alla fine di settembre noi abbiamo saputo che finalmente un paese come l'Italia ha ratificato la Convenzione di Faro che inserisce il godimento del patrimonio artistico e culturale delle società nel panorama, nel novero addirittura dei diritti umani. Cioè, questo vuol dire che per alcuni aspetti la Convenzione di Faro va un po' a legittimare quella natura non solamente privatistica del bene culturale e del bene artistico. Quindi le società benefit si prestano particolarmente bene a servire il mercato dell'arte, il mercato della cultura, in virtù del fatto che sono le uniche società, le uniche imprese che possono avere presentare questa natura duale. E soprattutto, perché è interessante l'evoluzione delle società, l'introduzione delle società beni, soprattutto per il mercato dell'arte? Perché questa introduzione rappresenta anche una sfida, perché oltre a dover dichiarare un beneficio comune nei propri statuti, il management delle società si impongono, si obbligano anche a misurare l'impatto sociale che essi hanno generato. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che a un certo punto ogni anno di fianco al bilancio si deve presentare una rendicontazione non economico-finanziaria, ma che mette in relazione l'attività dell'impresa con dei risultati di natura sociale, culturale, ben delineati fin dal principio. E da un certo punto di vista questa è un'occasione imperdibile per le imprese che si occupano di arte e di cultura. Perché? Perché finalmente possono essere misurate e valutate per l'effettivo lavoro che svolgono nel mondo dell'arte e della cultura e non per i propri esclusivamente per i propri, diciamo, conti finanziari. E da chi devono essere valutate e considerate? Chiaramente da tutti i soggetti, dai soggetti pubblici, ma soprattutto quello che secondo me è più interessante, anche dai soggetti del credito, no? Nel senso che da un lato per le società benefit è stato statuito un principio che ancora non ha trovato applicazione perché è molto recente, ma rispetto al quale ci aspettiamo delle novità a breve e dirompenti per certi aspetti. Cioè, qual è questo principio? Il principio è che esista una premialità a favore delle società benefit nel rapporto con i committenti pubblici. Cioè, vale a dire, nella normativa degli appalti, la normativa degli affidamenti da parte degli enti pubblici a società private, le società benefit saranno premiate. Pensate a cosa può rappresentare questo nell'ambito dell'arte e della cultura, dove dei soggetti
se società benefici godranno di un privilegio rispetto a altri soggetti pur privati, ma che non hanno scelto di essere benefici. Questo è appena stato, è da solamente un anno e mezzo esiste, che è stato statuito questo principio. Il futuro è tutto da scrivere, ma sicuramente una grande opportunità. Ma secondo molti, il vero, diciamo, la vera rivoluzione che avremo nel mercato, ovviamente non solo dell'arte, ma dell'arte e la cultura, sarà molto, molto dirompente, è quello del mercato del credito, quando soprattutto in seguito anche alle evoluzioni che stanno arrivando da Bruxelles, ci sono evoluzioni sulla finanza sostenibile, sulla finanza a impatto sociale che si stanno scrivendo adesso. Noi come Assobenefit abbiamo partecipato a una consultazione della Commissione Europea solo nel mese di luglio scorso, e in un futuro quello che noi ci aspettiamo è che alle imprese verrà chiesto di rendicontare anche un impatto sociale, che gli istituti di credito dovranno tenere in considerazione questi aspetti, il rapporto con gli stakeholder. E anche in questo caso imprese culturali, imprese del mercato, del mondo dell'arte, saranno avvantaggiate per certi aspetti rispetto alla situazione attuale nell'ottenere credito, almeno si spera, però diciamo il futuro dovrebbe essere scritto in questa direzione, risolvere una parte dei problemi che molte delle imprese culturali oggi vivono, cioè questa carenza di credito da parte di istituti di credito privati. Quindi in estrema sintesi, perché le società benefici sono una grande occasione, l'abbiamo detto, ma soprattutto non solo sono un'occasione da prendere, diciamo, da prendere al volo adesso, da studiare, analizzare e quindi prendere al volo, ma soprattutto un po' rappresentano un po' un destino inevitabile del mercato in generale, perché, ripeto, le regole che si stanno scrivendo sono queste. Quindi anticipare queste evoluzioni con un commitment da parte del management delle imprese in ambito culturale e artistico, nei fatti dovrebbe trovare una, diciamo, dovrebbe mettere poi in condizione gli operatori di essere pronti e a non subire le evoluzioni che poi saranno scritte altrove, in particolare a Bruxelles. Quindi si può dire che è un modo per unire un po' il settore privato con il settore pubblico, uniti dall'arte e dalla cultura con un obiettivo di sostenibilità, che è l'obiettivo poi che è l'Europa che sta chiedendo per raggiungere tutta una serie di obiettivi europei di ecosostenibilità. Sì, possiamo dire questo, perché dato, ripeto, che il beneficio comune si misurerà attraverso anche l'interazione, il rapporto che hanno le imprese con gli stakeholder e quindi con il proprio territorio, l'interazione pubblico-privato non solo ne esce deve uscirne rafforzata, ma soprattutto ne esce anche con un valore superiore, che va al di là del semplice rapporto di finanziamento o di fornitura. Cioè il rapporto pubblico-privato ne esce rafforzato in termini di, diciamo, diviene più stretto, ma allo stesso tempo diviene più stretto e direi anche più ricco. Ecco, sicuramente in quest'ottica, in questa grande strategia di respiro europeo, in primo luogo verso una sostenibilità integrale, che andrà a riscrivere le regole dell'intero mercato, ma figuriamoci per quello dell'arte e della cultura. Certo, è interessante. E, dunque, adesso riprendiamo dopo che abbiamo parlato anche di società benefit, alla luce di tutto quanto è stato detto, Enrico Colle, rivediamo, approfondiamo un po' di più il mercato dell'antiquariato e soprattutto di un mercato che adesso non è considerato un mercato di moda, e quindi chi sono esattamente le persone che possono, cioè che acquistano oggi antiquariato, e che ruolo magari potrebbero avere le società benefit in questo?
Allora, quello mi ricollego a quello che ha detto Pietro De Bernardi, che appunto il ruolo delle case d'asta che si è fatto sempre più importante nel mercato dell'arte, anche grazie alla diffusione delle nuove tecnologie e diciamo di internet. Quell'esplosione appunto dei prezzi che avvenne all'inizio degli anni 2000 appunto ha dato un po' un colpo a quello che era il mercato, diciamo, dell'antiquariato inteso come arredamento e non come investimento o come collezionismo, che quello è sempre andato avanti e anche ora sta andando avanti. Quello che è cambiato è la modalità anche di vendita sul mercato dell'arte. Appunto, le case d'asta prendono sempre più piede, nel senso proprio che offrono anche una certificazione di quello che si compra, mentre prima i galleristi, gli antiquari, seguivano i propri clienti, davano loro le certificazioni di quello che stavano vendendo. Ora questo ruolo è passato soprattutto alle case d'asta. Sono rimasti dei grandi antiquari, molte gallerie antiquarie hanno chiuso, anche perché è cambiato, e qui ci si ricollega anche con il Covid, il modo di fare gli acquisti. Prima il sabato e la domenica, ricordo quando io ero giovane, studente o poco più, c'era da andare a vedere le gallerie degli antiquari qui a Firenze in via Maggio o a Milano in via Monte Napoleone, per vedere quello che l'antiquario proponeva di nuovo. E quindi i collezionisti, chi voleva arredare gli arredatori, eccetera, facevano i giri per le varie gallerie. Ora questo non accade più, molte gallerie sono rimaste deserte, molte hanno chiuso, fanno il loro lavoro da casa appunto con queste nuove tecnologie, e si sfrutta molto di più invece le mostre mercato, che anche quelle hanno un ruolo di, diciamo, di certificare quello che il compratore, il soggetto che frequenta queste rassegne, vuole avere, insomma, oltre l'acquisto dell'opera. Quindi ecco che anche nel mercato dell'arte si è operato un cambiamento, diciamo, radicale. Manca forse quel rapporto personale che esisteva nel secolo scorso tra cliente e venditore. Però in compenso c'è molta più serietà da parte dei venditori in questi ultimi anni, perché appunto l'opera d'arte è anche un'opera di investimento. Dopodiché volevo dire che quello che è la platea di questi nuovi acquirenti, andando via la borghesia, diciamo, quelli che erano i soggetti che acquistavano i mobili per puro piacere di arredare la casa, sono rimasti i grandi collezionisti, gli investitori e bisogna dire anche i musei soprattutto stranieri, ma anche quelli italiani qualche volta comprano, che partecipano soprattutto al mercato delle aste, di queste grandi esposizioni. L'altro fatto, io spero che, siccome tutto questo ha avuto degli archi generazionali, nel senso che l'antiquariato ha avuto un momento di stallo negli anni 30, quando il mercato era stato invaso dalle copie, dai falsi degli arredi e dei dipinti, delle sculture del Rinascimento, a tutto favore appunto di una casa più razionalista. Pensiamo a Gio Ponti, pensiamo a quelli che così anche il mobilio era un mobilio spesso copie. Invece negli anni 50-60 questo interesse da parte degli arredatori per il mobile antico viene riproposto soprattutto in ambienti moderni. C'è stata una grande mostra a Firenze a Palazzo Strozzi, mobile, che si intitolava Mobile antico in ambienti moderni, e quindi era rinato, è stato visto anche come un investimento, e quindi negli anni, diciamo, della seconda metà del Novecento, l'antiquariato ha avuto, in senso più ampio, ha avuto un grande boom.
Ora io penso che passato questi primi 20-30 anni del nuovo secolo, secondo me l'antiquariato ritornerà di nuovo nelle generazioni, perché queste nuove generazioni hanno imparato a stare più a casa, mentre prima la vita sociale si svolgeva nei ristoranti, nei bar all'aperto, negli happy hours. Ecco che ora invece siamo ritornati nelle case e forse il gusto per la casa, per l'arredamento, per avere magari un oggetto che ricordi dei tempi passati, secondo me in futuro ritornerà. Quindi cicli e ricicli, ma in maniera diversa nel cambiamento. Sì, certo, voglio dire che anche tutto il male non viene per nuocere, ora questo male ha nuociuto parecchio, ma insomma forse probabilmente riprendiamo anche il gusto per l'opera d'arte, per il dipinto, per l'oggetto importante, ecco. Ecco, adesso vediamo, riproiettiamoci nel contemporaneo, Renata Fabbri. Oggi gli artisti, c'è proprio anche la ricerca di giovani artisti, cosa che prima non c'era, era più difficile, si faceva meno, ma oggi le opere d'arte di giovani artisti vengono valutate, vengono valutate anzi anche grazie alla tecnologia. Quindi come avviene oggi la ricerca dei giovani artisti? Renata. Al professor Colle, che speriamo che su un bel comò del Settecento ci si metta sopra una bella opera contemporanea di un giovane, così si crea un bel dialogo. Certo. Questo è necessario. La ricerca degli artisti è la cosa più bella del fare il gallerista. Se non ci fosse la ricerca non avrebbe senso fare questo lavoro. Tutto è iniziato per una grande passione e la mia ricerca si può riassumere, e poi vi racconto nel dettaglio, in una frase che è stata attribuita a Lutero, che diceva: anche se oggi fosse l'ultimo giorno al mondo, se l'ultimo giorno al mondo fosse domani, io oggi andrei a piantare un albero di mele. Che secondo me è una frase che riassume proprio il concetto della passione, dove io non potrei mai smettere di fare ricerca. La ricerca dove si fa? La ricerca si fa nelle università, quindi nelle accademie, andando a vedere le varie organizzazioni no profit. Si pensa a Via Farini, dove Via Farini stanno facendo un lavoro straordinario, dove ultimamente veramente ho trovato un vivaio di artisti giovani che faranno carriera e diventeranno straordinari, e iniziano già a essere straordinari. Quando si poteva viaggiare molto a Londra, sia al Royal College of Art che alla Goldschmidt, dove sono usciti parecchi talenti, e poi anche le conoscenze, artisti che vengono in galleria a presentarsi. Insomma, la mia galleria è particolare perché l'artista tra virgolette più anziano che ho ha 38 anni, per cui effettivamente, no, non è vero, ne ha più di 40, però insomma comunque sono giovani. E il bello è far crescere gli artisti, quindi facendo mostre, portandoli alle fiere. Ecco, una grossa mancanza di cui non ho parlato prima in tempo di Covid, ne parlava anche il professor Colle, sono le fiere, quindi la mancanza di fiere come MiArt o Artissima o anche Arte Fiera Bologna sono una grossa perdita di opportunità e di incontro di collezionisti, perché comunque insomma, sono momenti di incontro importanti, momenti dove ci si sceglie tra artisti, collezionisti e galleristi. Quindi questa è una grossa mancanza. Su internet poco. Io credo, utilizzo i social per promuovere la galleria, ma è molto difficile poter giudicare la bontà di un artista via internet. Si perde il gusto, io sono un po' all'antica, per me l'opera d'arte va toccata, annusata, morsicata quasi, abbracciata. Quindi la cosa più bella è andare nello studio di un artista e sentire il profumo dell'olio su una tela o dell'acrilico, piuttosto che uscire sporca perché ha appena finito di modellare o di scalpellare del marmo. Ecco, questo è un po' il bello di fare questo mestiere. E poi insomma c'è tutto il discorso, sono un po' come figli miei, quindi si fanno crescere, si trovano i curatori giusti,
è importante trovare anche i canali giusti per promuoverli, quindi anche le istituzioni museali sono molto importanti, giocano un ruolo fondamentale nella crescita e anche nella ricerca degli artisti. E insomma, questo è un po' il tutto, e anche i collezionisti spesso aiutano, perché ci sono dei collezionisti italiani che diventano anche proprio dei mezzi di promozione degli artisti stessi, perché hanno la generosità e la lungimiranza di promuoverli e di farli vedere. Quindi questo anche grazie ad alcuni collezionisti, purtroppo non tutti, la perfezione non esiste, però posso dire che è il lavoro più bello del mondo. Non lo faccio per denaro, ecco. Poi è bello vendere, la cosa più bella del mondo è vedere un'opera di un tuo artista in una bella collezione, quello è essenziale, però diciamo che non è il discorso del diventare ricchi fare il lavoro che sto facendo. Mi arricchisco con gli incontri e con quello che faccio, e questo non ha prezzo. Ecco, sicuramente ci vuole molta passione, è un lavoro che deve piacere molto. E quello che mi ha colpito è che comunque fare, perché faremo qualcosa insieme a Firenze. Qualche idea. Le idee si possono, anzi, c'è proprio un grande spazio per nuove idee. Torniamo adesso invece a vedere l'attività delle case d'asta. Allora, quali sono gli aspetti più critici nell'attività delle case d'asta, Pietro De Bernardi? Io concordo pienamente. Sì, adesso sì, mi sono spostato perché avevo delle grandi difficoltà, ecco, quindi adesso ora mi sento bene. Concordo con l'avvocato Gatti che l'aspetto critico non sia tanto quello della vendita, perché come abbiamo detto, attraverso le nuove tecnologie tutto è cambiato, e quindi la vendita non rappresenta più quel problema che la maggior parte delle persone potrebbe pensare che sia. Cioè trovare da vendere un oggetto, un dipinto, sembra per chi non è del settore quasi una cosa impossibile, una mission impossible. In realtà il problema più grande, la criticità più grande per le case d'asta è certamente il reperimento delle opere da vendere, perché naturalmente per poterle vendere è necessario trovare opere di qualità con un prezzo corretto, perché naturalmente il meccanismo dell'asta è esattamente il contrario di quello che accade invece in una private sale. La private sale chiede un prezzo per poi abbassarlo fino a trovare l'equilibrio fra la domanda e l'offerta. In un'asta si parte da un prezzo, diciamo, invitante per mettere in gara più persone possibile al fine di trovare l'aggiudicazione massima. E questo non è una cosa facile, perché spesso il proprietario dell'opera intanto ha delle idee probabilmente sviluppate nel tempo sui valori che queste opere possono avere, diverse da quelle che invece sono i valori di mercato, e poi spesso è poco incline a rischiare una riserva, cioè una base d'asta bassa, con la promessa che comunque molti parteciperanno e che farà un pezzo importante. Quindi questo sicuramente è un aspetto molto critico. Inoltre, proprio sulle opere più importanti e sulle collezioni più importanti si scatena la bagarre della grande concorrenza. Cioè, non c'è concorrenza fra le case d'asta sulla vendita, perché essendo la maggior parte delle opere unica, l'opera che ho io, se ce l'ho io, la vendo io, e quindi non c'è una concorrenza sulla vendita con un'altra casa d'aste. La concorrenza è sull'acquisizione, perché spesso sulle collezioni ci troviamo una, due, tre case d'asta in competizione, e lì scattano tutti quei meccanismi di cui parlava bene l'avvocato, comprese appunto le garanzie, che sono quei meccanismi che servono per convincere il cliente che tu sei la soluzione migliore per lui. E quindi garanzie, anticipazioni finanziarie, stime che a volte diventano, come noi le definiamo, speculative, cioè stime al limite della vendibilità, e commissioni che in questo caso sui venditori vengono veramente, arrivano quasi allo zero. Anzi, addirittura ci sono situazioni dove su collezioni particolarmente importanti, su opere particolarmente importanti, si assiste anche a quel cosiddetto zero più. Cioè una parte delle commissioni che vengono percepite dall'acquirente vengono girate al venditore.
proprio per convincerlo che la soluzione che gli stai proponendo è la migliore per lui. Io faccio solo un esempio così, di un esempio di vita. Nell'asta noi che abbiamo avuto noi nel 2019, che era titolata Tesoro ritrovato, una collezione di 54 opere tra impressionisti e arte moderna internazionale, che ha totalizzato circa, mi sembra, 12 milioni di euro, erano 60 quadri, 55 quadri, ci siamo aggiudicati questa commessa, diciamo così, ma abbiamo dovuto lottare in maniera veramente decisa con 5-6 case d'asta italiane e internazionali per avere questo affidamento. Quindi, cioè, questo è, diciamo, l'aspetto principale. E poi l'altro aspetto critico che io ritengo sia, diciamo, veramente importante è quello dei rapporti con le soprintendenze. Perché chi lavora, come noi cerchiamo di lavorare in Italia, cercando di lavorare su opere di qualità e quindi anche su opere diciamo che sono destinate anche a un mercato internazionale, dove per internazionale non intendo sempre soltanto il cliente inglese o americano, anche il cliente italiano, che però è abituato a navigare in un mercato internazionale. E in questo caso, naturalmente, le opere devono essere dotate di un certificato di libera circolazione, che viene, che se hanno più di 70 anni, naturalmente, che viene rilasciato dalle soprintendenze. Quindi c'è una presentazione dell'opera, una gestione di questa fase, il rilascio del certificato di libera circolazione, che non è una cosa, diciamo, così scontata, e poi con questo certificato di libera preventivo, cioè prima della vendita, prima della costruzione del catalogo, si va a costruire un catalogo dove già si dice che tutte queste opere che noi stiamo proponendo, faccio un esempio naturalmente, sono comunque acquistabili in tutto il mondo e consegnabili immediatamente in tutto il mondo. Questo è, diciamo, un plus che le case d'asta italiane possono offrire. Noi abbiamo inaugurato un po' questo nuovo sistema con l'asta dei capolavori delle collezioni italiane, che nel 2014 facemmo come prima edizione, dove tutte le opere del catalogo, erano mi sembra 25, erano tutte dotate del permesso di libera circolazione, ed effettivamente ebbe un grande successo, perché chiaramente il mercato, oltre che essere, come dicevo prima, globale, deve essere globale anche da un punto di vista di documentazione delle opere, perché altrimenti si fanno vedere le opere in tutto il mondo, ma poi non si possono esportare. Questo chiaramente sarebbe un grosso problema. Certo, quindi Gloria, abbiamo visto, ci sono pochissime opere, come dicevi tu, e più c'è grande competizione sul mercato, quindi case d'asta contro gallerie, spiegaci un attimo come funziona. Ma io su questo argomento vorrei essere molto poco tecnica, a dispetto di quello che è il mio mestiere, anche se devo dire che sia il professor Colle sia il dottor De Bernardi mi hanno fornito una serie di input, per cui avrei da stare qui a parlare per 120 ore, perché per esempio il tema della libera circolazione secondo me è un tema molto intrigante su cui spesso nei cataloghi d'asta non è data pubblicità, e questo rischia di compromettere poi alla fine l'esecuzione di tutto un lavoro preparatorio, perché l'acquirente finale non si può portare via l'opera, e quindi si innesca un meccanismo poco virtuoso, per cui però il tema della bellezza, no, di questo glitter di solito che accompagna i cataloghi d'asta, per cui tante volte alcune informazioni di grande sostanza, che poi sono fondamentali, cedono un po' il passo a uno storytelling che spesso accompagna quello che è un po' qualche cosa di molto patinato, ma che non è a volte realmente pieno di tutti quei contenuti che per esempio una vendita privata spesso contiene. Quindi in questo momento, dove è inutile raccontarci che il mercato è come se il Covid non ci fosse stato o non ci fosse, il mercato si è contratto ed è indiscutibile. Io ho notato che c'è stato un incremento di pleasure asset
che hanno meno complicazioni, come ad esempio i vini, come ad esempio i collectibles, memorabilia, cioè tutte quelle cose che non hanno problematiche di autenticità, non hanno problematiche di libera circolazione. Quindi tutto quello che ha un valore tangible si può vendere, che può avere un mercato, si vende. Le opere d'arte invece hanno tutte delle complicazioni, per cui sarebbe molto più serio e molto più, ma forse anche economico, che un acquirente e un venditore avessero, non voglio tirare l'acqua al mio mulino, ma in generale, cioè avessero un advisor privato con delle competenze tecniche che gli dice quali sono effettivamente gli elementi importanti in una vendita, al di là del gusto, al di là della passione. Teme che sulla arte contemporanea non ci sono, mi piace, lo compro, l'artista è vivo, mi dà il certificato di autenticità, non c'è un problema di diniego dell'attestato di libera circolazione. Invece sull'arte antica o l'arte storicizzata, comunque quasi tutto il secondo mercato, c'è un problema di dichiarazione di interesse culturale, c'è un problema di libera circolazione, che diventano una componente fondamentale del valore. Per cui quella che io ho visto in questo momento come una criticità, ma anche come un'opportunità per il mercato, è che la concorrenza, che una volta era più stratificata su vari livelli, quindi certe opere andavano solo alle major casa d'asta, oppure a pochissimi galleristi americani che erano big dealers e avevano grandissimi collezionisti che si fidavano più della loro reputazione, delle mostre che organizzavano, si è un po' incrociato. Quindi come l'artista vende da solo su un canale Instagram, perché diventa promotore di se stesso, perché magari il suo studio lo può aprire al collezionista che lo vede su Instagram, che va a vedere le opere. Lo stesso il gallerista, e ne abbiamo alcuni casi, per esempio Perrotin si è messo a fare secondo mercato, quindi ognuno sta un po' invadendo il campo dell'altro, quindi la concorrenza non è più solo su tra i tuoi competitor, quelli del tuo segmento, quelli del tuo specifico settore di attività, ma anche una competenza trasversale. Non so, parlo, alcuni miei colleghi fanno gli art advisor, che non è esattamente il lavoro dell'avvocato. Cioè, l'avvocato ti può dire questi sono i documenti, questo è tutta la papiera delle cartucelle, le provenienze, questo certificato è buono, non è buono, è falsificato, non è falsificato. Può farti un lavoro d'archivista come può fare uno storico dell'arte, se è particolarmente esperto in una certa materia, ma non si può mettere a fare il dealer, perché per quanto appassionato come posso essere io di mercato, non ha così tanto il touch di quello che può essere una tendenza di gusto, di mercato, né di una dinamica di certi tipi di meccanismi che si possono innescare durante un'asta, che solo magari anni di esperienza possono portato ad acquisire. Quindi da un lato a me intriga questo fatto che ci sia una nuova rinascita e che tutto possa essere molto più trasversale, quindi che non siamo tutti più così settorializzati, che dall'altro ho visto delle cose che a me piacciono molto meno, quindi non so, io, giovanissime bellissime ragazze che fanno lavorano per delle gallerie e che si fanno dei selfie in pose insomma molto accattivanti per vendere un'opera d'arte contemporanea. A me piacerebbe che, come nella moda, che è andata verso un'etica, no? Mi riallaccio al discorso di Caruso, mi piacerebbe che sia i collezionisti, quindi sia i fruitori del mercato, diventassero più competenti, non investitori, ma facessero un acquisto un po' più consapevole, un po' l'istinto, ma anche con un minimo di senno, perché nei momenti difficili quello che tu hai comprato così, senza accortezza, perché poi tutta questa pancia rischia a volte di farti mettere nella tua collezione, nella tua casa, delle cose che oggi ci sono e domani non ci sono più, no? Sappiamo tutti che a volte abbiamo visto artisti che sono emersi da premi importanti, inglesi, tutto quanto, che sono esistiti per 10 anni. Nel caso di cui parlavamo prima, Stengel, artista, voglio dire, di qualità, artista che ha avuto un grandissimo successo, ma queste quotazioni sono quotazioni reali o sono figlie di quella bolla che tutti i giornalisti del mercato dell'arte considerano particolarmente gonfiata e che non tiene a un momento di calo del mercato? Perché Stengel è un vivente, Stengel è uno che ancora produce, è uno che controlla magari la sua produzione, ma perché le sue opere devono arrivare a 5 milioni di dollari e quelle di un ragazzo che c'è in galleria Renata Fabri no? Qual è la differenza?
Quindi su questo magari io lancerei un po' di opinioni su se tutti avete avuto, insomma, la mia impressione, no, di questa contaminazione tra i vari settori. Voi come la vedete? Beh, diciamo che la contaminazione è un po' dappertutto, cioè in tutti i campi oggi c'è questa contaminazione, nel senso che tutti devono riuscire a conoscere un po' anche quello che facevano gli altri, mettere tutto insieme e si sta andando verso un mondo meno verticalizzato, ma più orizzontale. Ma non va a discapito delle competenze, cioè il rischio è che se tutti ci mettiamo a fare tutto, perché tutto ci fa guadagnare qualcosa, non è che poi dopo ci riduciamo ad avere qualche cosa che non ha struttura, no? Che non ha qualità. Beh, questo è un grosso rischio, il fatto che poi la conoscenza, diciamo, viene anche abbastanza più superficiale in questo modo. Comunque, vediamo, io volevo parlare di prospettive e di sviluppo. Gloria Gatti mi ha già anticipato, però volevo entrare di più nella parte della sostenibilità, anche perché sarà il grande argomento di questi tempi, di questi prossimi mesi. Quindi, Raul Caruso, è possibile uno sviluppo sostenibile del mercato dell'arte? Ma è necessario uno sviluppo in senso sostenibile. Io penso che quello che ci ha testimoniato il dottor De Bernardi, come un po' ha lasciato intendere l'avvocato Gatti, è da un lato un'inevitabile evoluzione della globalizzazione dell'arte, dall'altro è anche un rischio, cioè nel senso che evidentemente è un mercato dell'arte concepito in maniera globale, grazie anche all'avvento delle nuove tecnologie, rischia di prestarsi a speculazioni. Viceversa, quello che sta succedendo negli altri mercati, con la crisi del 2008, in fondo avevamo un po' perso un'occasione. Adesso, con quello che sta succedendo adesso, probabilmente ci saranno maggiori riflessioni, cioè ci sono già maggiori riflessioni. E il futuro della sostenibilità è innanzitutto un futuro in cui il mercato sia più protetto dalle speculazioni, cioè la sostenibilità non va intesa tecnicamente come una prerogativa di conservazione dell'ambiente e basta, ma va intesa come un'impostazione del mercato che in qualche modo evita in primo luogo, abbassa il rischio di speculazioni di qualsiasi tipo. Ma perché lo fa? Perché gli operatori del mercato tengono in giusta considerazione non esclusivamente il profitto short time, ma la creazione di valore nel tempo. Questo è il vero significato della sostenibilità, in fondo. E perciò ripeto, quello che ci ha detto il dottor De Bernardi, per quanto attuale, testimonia il fatto che viceversa, grazie alle piattaforme, alle tecnologie, anche il mercato dell'arte sta correndo questo rischio. Quando invece diceva Gloria Gatti e diceva anche la Fabbri, l'arte deve mantenere, diciamo, anche un po', forse, tra virgolette, scusate se usate questa parola, un po' quella lentezza che nasce un po' dall'osservazione, dalla competenza, dal contatto con l'artista, no? Quindi un mercato in senso sostenibile dell'arte implica necessariamente anche un po' una mitigazione di quello che invece ci ha raccontato il dottor De Bernardi. E allo stesso tempo, secondo me, questo è un primo aspetto. C'è poi un altro aspetto che da molti viene raccontato, cioè che la sostenibilità, come sapete, una componente della sostenibilità è anche quella della circolarità, cioè vale a dire quella capacità di utilizzare ciò che abbiamo prodotto come risorsa nuovamente produttiva. In questo l'arte è stata, voglio dire, è arrivata prima di tutti, se guardiamo bene, nel senso che è già da decenni in cui abbiamo artisti che lavorano con materiali riutilizzati, no? C'è arrivata prima l'arte dell'industria, sicuramente. E in questo penso che, soprattutto per l'arte contemporanea, per quanto io non sia un esperto, però sicuramente la circolarità, cioè l'economia circolare applicata all'arte, sarà una delle frontiere. Questo perché? Perché nell'evoluzione dei gusti che veniva raccontata prima in maniera brillante dal professor Colle, va detto una cosa: quello che noi
a cui noi assistiamo in tutti i mercati, è un'evoluzione del gusto e delle preferenze che segue un po' anche, fortunatamente, soprattutto nei paesi occidentali, un'evoluzione anche dell'educazione in senso sostenibile. Cioè, vale a dire, se voi osservaste quello che accade nel mercato, perché esiste da dove nasce il grande successo del crowdfunding, per esempio? Cioè, perché un privato finanzia delle attività, dei progetti, senza grandi ritorni economici? Lo fa perché sente una connessione con quel progetto, perché il collezionista, come diceva il professor Colle, acquista un oggetto che ha una storia, perché in qualche modo si sente collegato a quella storia, perché imprese che non hanno storia a un certo punto hanno cominciato ad utilizzare lo storytelling, no? Rispetto del bene. Lo stesso, se ci pensate, i mestieri d'arte, che sono il mondo più contiguo a quello dell'arte, il mondo del lusso, fa tanto uso di storie, di storytelling rispetto ai propri prodotti. E in questo senso io vedo una grande evoluzione dei gusti dei consumatori a livello globale, soprattutto nel mondo occidentale, verso la sostenibilità. Quindi il mercato dell'arte non può immaginare di osservare questo fenomeno, ma sicuramente lo dovrà in qualche modo cavalcare, e probabilmente gli artisti moderni che riceveranno più attenzione sono quelli che magari sono anche quelli più sostenibili. Quindi in sintesi, da un lato la sostenibilità è un'impostazione del mercato in primo luogo, dall'altro il tema sostenibilità è anche un tema di opportunità per i giovani artisti, che potranno andare a incontrare i gusti e preferenze di consumatori che oramai nei paesi ricchi sono alla ricerca di beni e servizi che sono sostenibili, e l'arte non farà eccezione. Quindi possiamo dire che in questo sviluppo sostenibile, che è richiesto un po' a tutto il mondo imprenditoriale, industriale, l'arte a questo punto avrà un ruolo molto importante e si collegherà di più alla parte, diciamo, più di economia industriale e imprenditoriale. Sì, possiamo dire che le contiguità aumenteranno, e probabilmente l'occasione per il mondo dell'arte è quello anche di dettare delle modalità di comportamento anche al mondo dell'industria, che in questo momento sta cercando altrove delle lezioni da imparare per essere più sostenibile. Probabilmente l'arte potrebbe anche svolgere questo ruolo di maestro del mondo industriale e produttivo in manifatturiero in senso stretto, insomma. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Io ringrazio molto Raul Caruso, professore dell'Università Cattolica di Benefit, Enrico Colle, storico dell'arte, direttore del Museo Stibert di Firenze, Pietro De Bernardi, amministratore unico di Pandolfini Casa d'Aste, Renata Fabbri, gallerista, Gloria Gatti, avvocato. E saluto a tutti e vi do appuntamento per la prossima puntata di Arte Economia, lunedì alle ore 21. Arrivederci. Ciao a tutti. Buona serata, grazie. Grazie.